Nel 1908 Klimt dipinge Danae. La ragazza è intenta nel suo orgasmo, lo si può vedere dalle sue dita nervose, dalla bocca socchiusa. È immersa nel suo universo, uno spazio tutto per sé in cui non deve vergognarsi per la sua moralità o temere il giudizio di qualcuno. È libera. I critici urlano allo scandalo, assecondando la più subdola delle violenze, i tabù. Il divieto sacrale di accettare l'idea del piacere femminile è un concetto che alimenta il patriarcato che ha sempre mosso le fila della storia. Klimt apre una breccia nell'arte che ancora nasconde gli orgasmi dietro estasi di sante, in un periodo in cui il corredo di matrimonio comprendeva una camicia da notte con ricamata la frase «non per piacer mio, ma per dare figli a Dio». Con un'opera strappa le catene con cui religione e perbenismo soggiogano la donna, restituendo dignità alla sua natura. Dietro i tabù si nasconde la violenza. Perché è ancora così difficile sradicare un tabù?